vede nei fogli che avete ricevuto per la presentazione di questo momento di ritiro e di preghiera, c'è una preghiera di Tonino Bello. Credo possiamo cominciare con pregare insieme questa preghiera e poi il Padre Nostro ci introdurrà nella nostra vita. Solo quando avremo taciuto noi, Dio potrà parlare. Comunicheranno noi solo sulle sabbie del deserto. Eravamo visti quest'autunno per fare il primo dei nostri ritiri e avevamo deciso di vedere nei Vangeli dell'infanzia di Luca, nel Vangelo dell'infanzia di Luca, la fede di coloro che in qualche modo sono parte della nascita di Gesù, chi per un motivo, chi per un altro. Vedevamo come tutto ciò che accade immediatamente prima e poi con la nascita di Gesù e poi naturalmente anche dopo, ecco, come questi fatti vengono vissuti da determinate persone. Per esempio, come vive Zaccaria l'annuncio del figlio, come lo vive Maria, qual è la fede dei vicini, dei parenti di Zaccaria, la nascita di Giovanni Battista, la fede dei pastori e di nuovo la fede che sembra messa alla prova di Maria e di Giuseppe quando Gesù, dodicenne, si ferma al Tempio e invece di ritornare coi suoi a Nazareth, eccetera. Ecco, insomma, qual è la fede di coloro che sono coinvolti negli eventi, negli accadimenti della salvezza. Oggi invece vedremo qual è la fede di Gesù nel momento in cui viene coinvolto nell'accadimento cruciale, proprio letteralmente cruciale, cioè la croce, appunto, che in qualche maniera interrompe la sua missione ma insieme la porta a compimento. E vedremo nel testo di Marco, che era stato mandato, allegato, se non avete comunque sulla Bibbia, staremo sui capitoli 14 e 15 del Vangelo di Marco. Ecco, però sono necessarie due premesse importanti. Quando noi al capitolo 14 leggiamo che Gesù si ritira a Betania, dove viene onorato da un abbondante bagno di profumo da parte di una donna, peraltro rimasta anonima, almeno nel Vangelo di Marco. È interessante, una donna che rimane anonima ed è attrice, è autore di un fatto che Gesù dice: ovunque sarà proclamato il Vangelo, questa cosa verrà raccontata. Interessante. Ma questo appunto è lo stile evangelico.
Ecco, quando noi arriviamo al capitolo 14 e leggiamo l'unzione di Betania, poi la cena, il tradimento, l'arresto, il Getsemani, l'arresto, e poi il processo ebraico, quello romano, e infine la croce, da dove arriviamo? La narrazione di Marco che cosa dice nei capitoli immediatamente precedenti? Beh, è importante ricordare che dal capitolo 11 Gesù si trova a Gerusalemme. Capitolo 11 è il capitolo dell'entrata messianica di Gesù a Gerusalemme, no? Entra a Gerusalemme, viene acclamato Messia, non si capisce bene da chi, da quanti, comunque lo acclamano Messia, e il primo gesto che compie è la purificazione del Tempio. Entra nel Tempio e caccia coloro che si trovano lì a cambiare le monete e a vendere le colombe per i sacrifici. Ecco, evidentemente Gesù non ce l'ha col commercio. Gesù ce l'ha col commercio quando viene fatto nel Tempio. Questo è il punto. E da questo momento in avanti, Gesù, durante le giornate che lo separano dalla sua morte, dalla sua passione, passerà il tempo presso il Tempio. Dicono i Vangeli che alla sera però se ne andava da Gerusalemme. Questo è un segno di salute, di buona salute, no? Gesù è un tipo sano. Non può stare nelle cose di chiesa giorno e notte, almeno la sera bisogna prendersi una pausa. Andava da amici, dice basta, le robe del Tempio riprendiamo domani, ma per oggi basta. Passa i suoi giorni nel Tempio perché? Beh, perché il Tempio è il segno della presenza di Dio sulla terra, in mezzo al suo popolo, è il grande segno dell'alleanza, è il dono che Dio ha fatto a Israele. Il dono di far abitare il suo nome, la sua presenza nella città di Davide, il quale Davide voleva costruire il tempio, ma insomma Dio gli ha detto no, lo costruirà per me tuo figlio Salomone. In realtà il tempio dove Gesù si trova in questi giorni è il secondo tempio, quello riedificato dopo l'esilio babilonese. In ogni caso il tempio è il centro della vita religiosa di Israele ed è il segno della presenza di Dio in mezzo a noi. E Gesù va lì, è la casa di suo padre, quindi è casa sua. Ed è il luogo dove forse si è trovato peggio in tutta la sua vita terrena. E questo è paradossale, ma è un'osservazione che dobbiamo registrare. Tutti i Vangeli, compreso Giovanni, che è il più atipico dei quattro, ma tutti i Vangeli sono d'accordo nel dire che Gesù con il Tempio di Gerusalemme ha fatto una grande fatica, e viceversa, anche il Tempio di Gerusalemme ha fatto una grande fatica con Gesù, perché Gesù è stato proprio una spina nel fianco, uno di quei profeti che faceva ricordare a Israele i grandi profeti che avevano parlato contro il Tempio, contro la corruzione del culto, della casta sacerdotale, eccetera. Uno per tutti Geremia, ma potremmo ricordare Ezechiele, Isaia, Osea, Amos, anche se loro parlano dei santuari del nord, non ancora del Tempio di Gerusalemme, però la critica profetica è sempre stata piuttosto forte nei confronti dell'istituzione religiosa centrale. Ecco, Gesù purifica il Tempio, caccia i venditori, non perché sono venditori, ma perché commerciano nel Tempio, e dice: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le nazioni, così sta scritto, e voi invece ne avete fatto un covo di ladri. Che cosa vuol dire qui è Gesù? Insisto un attimo perché è importante. E Gesù sta dicendo, vedete, tra l'altro, i venditori di colombe, perché cosa sono le colombe? Sono il sacrificio dei poveri. Quindi
poveretti, no, non è che guadagnassero delle fortune, vendevano delle colombe, perché chi poteva si portava degli animali di taglia più grossa, no? Agnelli, pecore, qualcuno addirittura vitelli. Ma i poveri, che non potevano permettersi altro, compravano una colomba, due colombe. È la stessa cosa che fanno i genitori di Gesù quando vanno al Tempio per la circoncisione di Gesù, no? Sono poveri, è gente umile, semplice. Il punto è che non si entra al Tempio se non hai qualcosa da sacrificare. Hanno costruito un sistema secondo il quale, appunto, beh, poi ci sono i tavoli dei cambiamonete per pagare la tassa al Tempio, c'era anche una tassa annuale da pagare, una specie di 8 per 1000, no? Il punto è che la relazione con Dio o è una relazione gratuita o non è una relazione con Dio, è la relazione con l'idolo, ecco, diciamolo proprio, verrebbe da dire papale papale, no? In questi tempi, proprio così, esplicitamente, col Dio vero non compri e non vendi, non hai meriti da guadagnarti, non hai meriti da acquisire con sacrifici. Con l'idolo invece è indispensabile, l'idolo è, richiede, l'idolo chiede sacrifici, chiede rinunce, chiede soldi, chiede cibo. Insomma, la relazione con l'idolo la devi comprare. La relazione con Dio è un dono per tutte le genti, e come tutti i doni è gratuito, è per tutti ed è gratis. Se qualcuno in nome di Dio fa pagare, non ci siamo, fosse pure anche 50 centesimi, capisci? Non ci siamo. L'immagine di Dio ne viene deturpata e pervertita in maniera grave. Gesù, il primo atto che fa è questo: via questa roba, che sia chiaro che qui entra chiunque, entra liberamente, perché questo è ciò che vuole il Padre. Una casa di preghiera, e la preghiera è uno scambio gratuito, se no non è preghiera, dove io chiedo per favore, chiedo di ricevere senza averne merito, e tu dai gratuitamente, non perché io merito, ma perché mi ami. La preghiera è la forma di uno scambio amoroso, non di uno scambio mercenario. Questo rende ladri, rapaci. Devo rubare qualcosa al Dio, quindi gli faccio un sacrificio e lui deve corrispondermi. Questo è il sistema. Naturalmente, chi è più sicuro dentro questo sistema? Chi è più sicuro di ottenere ciò che serve a dargli la tranquillità della salvezza? Chi è più ricco? Perché sacrifica di più, perché dona di più, perché quindi ha più titoli, ha più crediti nei confronti di Dio. Ecco, l'ultimo gesto che Gesù fa, e questa è la seconda premessa, l'ultimo gesto che Gesù fa prima di uscire dal Tempio, vedete al capitolo 13, si legge così: mentre usciva dal Tempio, Marco butta lì questa annotazione, Gesù è entrato nel Tempio, poi andava e veniva, ma insomma è entrato nel Tempio al capitolo 11, se ne esce all'inizio del capitolo 13 e non entrerà più nel Tempio. Allora, colui che secondo Matteo è l'Emmanuele, cioè il Dio con noi, la presenza di Dio sulla terra, si è collocato nel Tempio, la casa di suo padre, come nel luogo più naturale, no? Se io sono la presenza di Dio sulla terra, quale luogo migliore a rappresentare questo se non il Tempio di Gerusalemme? Bene, a un certo punto Gesù, dopo aver litigato praticamente con tutti gli esponenti della leadership religiosa
di Israele, esce dal Tempio e non ci entra più. Anzi, i suoi discepoli gli fanno notare la bellezza di questa costruzione e lui dice: bene, non resterà pietra su pietra. Allora, questa istituzione è condannata, dice Gesù. Non può rappresentare la presenza di Dio sulla terra, che sono io, cioè Gesù, e io esco dal Tempio. E sarò ucciso fuori dalle mura della città. Ecco, questo abbandono da parte di Gesù del Tempio è preceduto dall'ultimo episodio che Gesù vive al Tempio, che è l'obolo della vedova, sapete, no? Questa vedova povera, povera, Gesù è lì che guarda le casse del tesoro del Tempio. Inizia con una questione economica la sua visita al Tempio e finisce con una questione economica. Di nuovo, Gesù è lì che vede la gente che getta monete, cose preziose nel tesoro del Tempio. E arriva questa vedova povera che getta due monetine. Per noi sarebbero due monete da un centesimo, proprio le più piccole che c'erano, due, le ultime che aveva. E Gesù chiama i suoi discepoli, dice: guardate, che roba. Tutti gli altri mettono del loro superfluo, qualcuno anche del suo necessario, ma questa ha messo proprio tutto quello che aveva per vivere. Come farà lui tra poco, darà la vita. Quindi probabilmente questa cosa lo colpisce molto. Ma l'osservazione di Gesù è solo positiva? Perché la si può leggere anche diversamente, no? Il tono potrebbe essere differente. Potrebbe essere così. In verità vi dico, purtroppo questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Lei, nella sua miseria, ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Due versetti prima, un versetto prima di questo episodio, Gesù dice così, parlando degli scribi, cioè dei teologi, che amano passeggiare in lunghe vesti, eccetera, dice: divorano le case delle vedove. E poi subito dopo racconta di una vedova che getta tutto quello che ha nel tesoro del Tempio. Beh, se un'istituzione che deve rappresentare Dio, e Dio è l'Abba di Gesù, il papà di Gesù, quello che vuole la vita dei suoi figli, che una arrivi a pensare che fa una cosa gradita a Dio se getta nel Tempio, nel tesoro del Tempio, gli ultimi soldi che ha per comprarsi un panino, beh, proprio non ha capito niente. O meglio, questa istituzione, lei è molto generosa, il suo gesto è oggettivamente generoso, ma è un gesto che tradisce una comprensione di Dio perversa, assolutamente perversa. Dio vuole la tua vita, ma Dio vuole dartela la vita. Allora, dal sacrificio delle colombe al sacrificio di sé, se la religione sacrificale è la religione dell'idolo, e quindi capite la sfida, no? Cioè, noi abbiamo parlato e parliamo ancora, e in parte giustamente è inevitabile, della croce di Gesù come di un sacrificio. Però attenzione, non è un sacrificio a Dio. Se no, non possiamo che concludere che il padre di Gesù è un mostro che vuole la morte di un figlio, tra l'altro, porastella, del tutto innocente. In questo caso Dio sarebbe peggio di Abramo, che almeno a un certo punto si è fermato, no? Isacco non l'ha proprio ammazzato. Poverino, sarà rimasto segnato, perché un trauma così non si dimentica più. Cioè, il coltello del padre nella pupilla, questo l'avrà visto finché è diventato cieco, appunto. Vabbè. Ecco, allora, Gesù esce dal Tempio e conclude questo lungo discorso, uno dei pochissimi discorsi che ci sono nel Vangelo di Marco, dicendo che appunto il Tempio verrà distrutto, che ci saranno dei momenti di paura,
che grazie, o meglio, a causa di questa paura, molti si lasceranno convincere, ci saranno falsi cristi, falsi profeti, e voi ci crederete, dice Gesù, state attenti. Quando si ha paura che arriva qualcuno che dice sicurezza, benessere, voi ci credete, dice, ma chissà, magari, magari. Ecco, Gesù dice vegliate, vegliate, guardate, scrutate la storia, ma vegliate, perché discernere correttamente i segni della presenza di Dio non è facile. Anzi, adottate un criterio piuttosto stretto. Dio è per lo più assente, non per lo più presente. Se vi sembra a un certo punto di vedere troppi segni della presenza di Dio, dubitate. Avete ragione di dubitare. Perché qui, leggendo questo testo, la cosa che colpisce è questa. Dice, vi sembrerà così, ma non è così. Sorgeranno falsi cristi e falsi... non ci credete. No? Poi dice, certo arrivo presto, però vuol dire che non ci sono, giusto? Se arrivo presto, vuol dire che la fede qui deve anche essere capace di attesa, di stare in un vuoto. In un vuoto. Dice, non c'è l'Angelus oggi, come faremo? Ragazzi, fa niente, cioè non è che proprio, no? E lì te lo dicono 10 volte al giorno, la prima domenica senza Angelus. E uno guarda in cielo e dice, mica verranno giù dei meteoriti o no? Capito? Perché gli sembra che questa roba qui sia l'assicurazione mondiale che finora ci ha tenuti in piedi. Ecco, c'è una cosa, insomma, che dobbiamo registrare alla fine di questo, di queste premesse, che insomma già ci hanno preso un po' di tempo ma che erano necessarie. Gesù con la sua presenza ha rotto il grande schema religioso, quello schema rassicurante, onnicomprensivo, che mette tutto al suo posto e che garantisce che il meccanismo è oliato e non si inceppa. Per cui tu entri dentro questo meccanismo, assumi il tuo ruolo, no? Oppure stai dove ti dicono di stare e tutto va bene. E tutto va bene. Il male è il male, il bene è il bene, I segni di Dio sono subito riconoscibili, così come quelli del demonio. Sapete che c'è, però di Gesù hanno detto che era un indemoniato. Gesù ha sconvolto tutto. Da un certo punto di vista ha creato una grande confusione. Anche qui, quando c'è un po' di dibattito nella Chiesa, ci sono sempre quelli che dicono, ma così si fa confusione. Come si fa a fare una ricerca se non si dibatte, no? Se non ci sono posizioni differenti? Confusione. Lo schema. Più è chiaro, più è rassicurante. Fa niente se chiede la rinuncia all'intelligenza e alla responsabilità personale. Ecco, Gesù no, a questa cosa non c'è stato. Anzi, Gesù ha dato delle picconate decisive a questo sistema. Poi dopo i suoi lo hanno riprodotto. E questa è la cosa che ti fa capire che Gesù era veramente altro e che sarà sempre altro. Perché noi l'abbiamo riprodotto questo sistema. Tuttavia noi dovremmo fare queste cose, le facciamo con un minimo di cattiva coscienza, ecco perché noi abbiamo il Vangelo, quelli di prima non ce l'avevano. Noi adesso abbiamo il Vangelo. E allora il punto è questo, che tu non sai più dove è Dio, perché prima c'era il Tempio, lo mettevi lì, il Dio soprammuove, appunto l'idolo, no? Dove lo metti sta, e Gesù non è così, e il Dio... che Gesù rivela che è il Dio di sempre, il Dio di Israele, è il Dio dell'Esodo, appunto, il Dio che sta sotto una tenda, il Dio che migra col suo popolo, è il Dio di tutti, poi alla fine ci aveva già detto Isaia, il secondo Isaia, bene, questo Dio pone un problema, il problema che la Samaritana pone a Gesù, ma dov'è che lo possiamo adorare? Perché voi dite il Monte Sion, noi diciamo il Garizim, no?
Gesù dice, guarda, probabilmente a Roma diranno Monte Mario, no? E in Brianza è il Monte Palanzone. Il problema è ovunque. E quindi da nessuna parte. Cioè non c'è più un luogo sacro. I luoghi sacri rientrano in una logica che Gesù ha battuto. In fondo, fin dalla prima apparizione, Gesù, Dio non è mica apparso nei santuari o nei templi. Ad Abramo sente una voce, non si dice neanche dove, sente una voce. A Mosè appare in un pascolo. Poi noi ci costruiamo sopra le chiese, no? E diventano, allora, o rischiano di diventare un'altra cosa, se non manteniamo sempre la pulizia, no? Della memoria. Vabbè. E allora ecco, al capitolo 14 ormai siamo, i giochi sono fatti, sono decisi. Vedete, il testo dell'unzione di Betania è incorniciato da due notizie che dicono che i capi dei giudei hanno già deciso la morte di Gesù. All'inizio si dice che cercano solo il modo di farlo in maniera tale che non porti turbamento durante l'imminente festa della Pasqua, e poi subito dopo l'unzione di Betania si racconta che Giuda, uno dei dodici, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare Gesù. Quelli all'udirlo si rallegrarono e promisero di dargli del denaro, ed egli cercava come consegnarlo al momento opportuno. Ecco, queste due notizie luttuose circondano, incastonano l'episodio di Betania, che introduce questa prima parte del capitolo 14 che io ho intitolato così: il confronto è tra Gesù e i suoi fratelli discepoli, ed è segnato dal tradimento. Ricordiamoci che quello che vogliamo vedere in questi testi è la fede di Gesù. Bene, la fede di Gesù in tutta la sua passione è messa alla prova. È messa alla prova. Sapete che mettere alla prova, in linguaggio biblico, si può anche dire tentare. Gesù è sottoposto alla tentazione. Mettere alla prova e tentare si dice con lo stesso verbo in greco, nel greco biblico. E la tentazione è prima di tutto e soprattutto la tentazione della fede, nei confronti della fede. Questo deve essere chiaro. Le tentazioni non sono per il Vangelo, quelle lì che, non so, i dolci, le sigarette, le cose. La tentazione, quella a cui chiediamo di essere scampati meglio nel Padre nostro, è la tentazione della fede. Diciamo, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Appunto, se ci liberi dal male, la tentazione, quella grave, quella contro la fede, quella cioè di dubitare che tu, Padre, ci ami, ci hai voluto in questa vita perché sei il nostro papà, eccetera, ecco, quella tentazione lì riusciamo a controllarla, a contenerla. Ce l'avremo, ce l'ha avuta anche Gesù, ma appunto riusciamo a controllarla. Bene, la prima prova della fede di Gesù durante la sua passione, che è il passaggio decisivo, quindi le prove lì sono più dure che in altri momenti, è il tradimento dei suoi fratelli discepoli. Fratelli, e dovremmo aggiungere anche sorelle discepole, perché sappiamo, Marco lo racconta, vedete, quando ormai i giochi sono fatti, e Gesù è morto, al capitolo 15 versetto 40 Marco dice: vi erano anche alcune donne che osservavano da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore e di Ioses e Salome, le quali quando era in Galilea lo seguivano e lo servivano.
e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Oh, allora qui Marco sta dicendo che c'è un gruppo di donne, alcune almeno, che sono discepoli di Gesù fin dalla Galilea e che lo hanno seguito da là e lo hanno seguito fino a Gerusalemme e adesso lo hanno seguito anche durante la sua passione, cosa che non hanno fatto i discepoli maschi. Per cui quando poi Luca farà tutta la sua enfasi sugli apostoli, che sono i testimoni, noi testimoni oculari, no? Tutti che fin dal principio abbiamo visto tutto, abbiamo seguito, beh, la passione almeno se la sono dovuta far raccontare dalle donne, loro non c'erano. E su questo sono d'accordo tutti, Marco, Matteo, no, e anche Luca. Giovanni, vabbè, mette sotto la croce Maria, ma è un'altra cosa, Maria e Maddalena, non ha senso. Va bene. Dunque ci sono fratelli e sorelle che tradiscono Gesù. E il primo passo di questo tradimento, quello forse decisivo, perché subito dopo si dice che Giuda decide di vendere Gesù, è proprio l'unzione di Betania, che fa infuriare letteralmente alcuni di loro. Ella ruppe il vaso di alabastro, versò il profumo sul suo capo, ci furono alcuni tra loro che si indignarono. Perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 300 denari, lo stipendio annuale di un bracciante. 300 denari. Uno manteneva sé e la sua famiglia per un anno con questi soldi. E darli ai poveri. Oh, l'indignazione ha una motivazione seria. Ed erano infuriati contro di lei, non un po' arrabbiati, erano proprio infuriati. E Gesù cosa fa? La difende. E subito dopo Giuda Iscariota, uno dei 12, va e vende il suo maestro. Come dire, caro Gesù, o la causa è più importante di tutto, o se no noi non ci stiamo. Noi non ci stiamo. E invece qui Gesù chiede un'altra cosa, chiede per un momento attenzione alla sua persona. Dice, ma ragazzi, ma io sto per morire, non ci sarò più, non ci sarò più. Dice, i poveri li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Ci sono dei momenti in cui l'amore si esprime attraverso lo spreco. E allora? Ella ha fatto ciò che era in suo potere. Ha fatto, potremmo tradurre, ha fatto quel che ha potuto. Poteva scegliere meglio, ma sì, è stato un gesto anche un po', come dire, no? Un colpo di testa. Ma ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. Cioè, mi ha fatto capire con questo gesto che per lei non è importante solo quello che io rappresento, l'idea che io rappresento, la causa che io sono venuto a portare sulla terra, ma che è importante la mia persona per lei, persino il mio corpo, no? Quello di cui sono fatto. Capite, no? Gesù... si sono accumulati sulla sua testa carboni ardenti, diciamo così, sta per succedere il peggio, ormai si sa, la decisione di ucciderlo è già presa, lui si ritira a Betania con gli amici, no? Per quest'ultimo momento di intimità ne avrà ancora un altro che sarà la cena, ma insomma vedremo anch'essa segnata dal tradimento e poi basta, e poi basta. Dal momento dell'arresto sarà circondato sempre solo da nemici. Sempre solo da nemici. E questi si infuriano. E questi si infuriano. Chiede un momento per sé insieme ai suoi e questi si infuriano. Oh, guardate che i salmi di lamento,
Il salmista si lamenta prima di tutto, si lamenta di molti mali, ma non si lamenta prima di tutto di quello. Si lamenta del fatto che nei molti mali della sua vita viene lasciato solo. I suoi cosiddetti fratelli e sorelle spariscono. Non ci sono più. In un salmo si dice: mi sei rimasto solo tu. Anzi, il male che aggredisce anche nel corpo il salmista diventa l'evidenza dalla quale sfuggire. La prova del salmista, la vera prova del salmista, è che dentro i mali manca di solidarietà. La fede va sostenuta. La fede, quando è alla prova del male, se non c'è intorno qualche fratello e qualche sorella che ti aiuta, ma ragazzi, è dura, non ce la fa quasi nessuno. Persino Gesù ha chiesto un minimo di solidarietà, e la chiederà ancora a Getsemani, e quelli cosa fanno? Si addormentano. Ecco, certo, siccome c'è passato il Figlio di Dio, possiamo stare tranquilli. Gesù non poteva avere una cosa che noi abbiamo, cioè l'assistenza di Gesù. Ecco, adesso noi ce l'abbiamo questa, perché lui ci è passato, e possiamo sempre dire: caro fratello, tu sai che cosa vuol dire, non mollarmi. Però i segni di cui dobbiamo vivere, perché siamo fatti così e ne abbiamo bisogno, sono anche la fraternità di tanti che intorno a noi dovrebbero, nel momento della prova suprema, diciamo così, in qualche maniera sostenerci. Sì. E poi c'è la cena dove fin dall'inizio Gesù stesso mette sotto il segno del tradimento. Si ritira con i suoi, e dobbiamo pensare anche con le sue, perché se ci sono anche le donne, ci sono anche le donne. Ecco, voi direte: ma perché Marco non ne parla? Perché Marco è un maschio di quell'epoca là, e quindi è imbarazzato a dire certe cose del suo maestro. Quando leggiamo il Vangelo lo dobbiamo sapere. I Vangeli canonici sono quei Vangeli che ci riportano più fedelmente quello che Gesù ha fatto e ha detto, più fedelmente possibile, ma appunto dentro i limiti di possibilità di quella cultura, di quel tempo. Cioè il Vangelo sta stretto nei Vangeli, come sta stretto nelle nostre parole, o in qualsiasi epoca tu volessi riscrivere il Vangelo, starebbe stretto comunque. Gesù è più grande degli evangelisti, giusto? Questo lo sapevamo. Però dopo leggiamo i Vangeli, diciamo, in maniera un po' fondamentalista, non diciamo: beh, però se Marco ha detto così, se Marco dice che ci sono i 12, ci sono solo i 12. Se Marco dice solo alla fine che ci sono le donne, si vede che c'erano e non c'erano. No, Luca al capitolo 8 dice che queste lo seguivano e lo servivano con i loro beni, tra l'altro. Della serie: senza i beni, senza l'eredità di queste ricche vedove, Gesù e i suoi, ciao, capito? Perché dovevano pur mangiare. Allora, c'è un imbarazzo a volte davanti a certe cose di Gesù, per esempio il fatto che si è fatto battezzare quel peccatore, oppure il Getsemani, dove appare un Gesù troppo umano, no? Che addirittura sembra abbia paura di morire, vorrebbe tornare indietro rispetto alla sua missione, eccetera. Ci sono dei passaggi in cui gli evangelisti sono imbarazzati. La cosa grandiosa è che non hanno corretto il Vangelo, no? Anche la Chiesa, credo, leggendo il Vangelo, è imbarazzata in tutti i tempi. La cosa grandiosa è che non ce l'ha fatto sparire il Vangelo. Leggendo, studiando un po' la storia della Chiesa, la cosa impressionante è che la Chiesa non l'abbia buttata via, la Bibbia. Che non abbia detto a un certo punto: abbiamo il credo? Sì. Abbiamo il catechismo della Chiesa Cattolica? Sì. Ci serve ancora la Bibbia? No. E invece la tenuta, capito?
che è impressionante, perché nella Bibbia c'è il principio di ogni critica e di ogni autocritica possibile e auspicabile della Chiesa di tutti i tempi. È come una voce che grida contro. Perché l'hai tenuta? Perché ti fai inquietare da questa? Beh, questo è il segno che, insomma, qualcosa come uno Spirito Santo nella Chiesa c'è. C'è sempre stato e ci auguriamo e sappiamo, anzi per certo, che continuerà ad essere. Bene, dicevo, questa cena, questo momento di intimità di Gesù con i suoi e con le sue, avviene tutta nel segno del tradimento. Venuta la sera, egli arrivò con i dodici, versetto 17, capitolo 14. Ora, mentre era a tavola e mangiavano, Gesù disse: in verità io vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà. Cominciarono a rattristarsi e a dirgli uno dopo l'altro: sono forse io? Bello, questo è un momento di onestà, dei discepoli. Non è che si sono girati tutti verso Giuda e dice: beh, è lui, no? No, ognuno dice, non lo sanno proprio chi può tradire Gesù. E ognuno dice: potrei essere io, sono forse io. E lui dice: uno dei dodici, colui che mette con me la mano nel piatto. E tutti, no, i pittori lì a immaginarsi questo Giuda che, mentre tutti sono lì a aspettare il loro turno, quello lì mette la mano, no? Ma no, no. Colui che mette la mano nel piatto è un'espressione per dire noi che mangiamo insieme. Uno dei dodici, uno quindi di quelli che mette la mano nel piatto, che mangia con me, che condivide la vita con me. E questa è la prima grande problema per noi, Il tradimento decisivo che ha portato alla morte di Gesù non è venuto da fuori ma da dentro, cioè appunto nella forma di un tradimento. Il tradimento è possibile soltanto tra intimi, no? Tra amici. Se un nemico ti aggredisce e ti uccide non è un tradimento. Se un fratello però ti vende, no? Oh, quello sì, è un tradimento. Bene, che cosa deve avere provato, appunto? In che modo questa cosa prova la fede di Gesù? Beh, la radice resta la medesima, quella che abbiamo visto per Betania, no? Uno dei miei, uno di quelli che dovrebbe, per i quali il mio destino dovrebbe essere importante. Ecco, quello mi tradisce. C'è un salmo bellissimo, il salmo 41, dove il salmista prega così, anche il 35 è molto interessante, ma nel 41 dice così: tutti insieme quelli che mi odiano contro di me tramano malefici, hanno per me pensieri maligni. Due punti aperte le virgolette, cioè dicono così: lo ha colpito una malattia infernale, dal letto dove è steso non potrà più rialzarsi. Che spesso è una constatazione, no? Ecco, ma attenzione, al malato come risuona una constatazione così? Dire non a lui, magari a lui non lo dice, ma dirsi fuori dalla porta: non c'è più speranza, finita, a lui come suona? Perché da un lato è vero, se non c'è più speranza non c'è più speranza, ma quale speranza? Ma dall'altro lato c'è una fede e quindi una speranza e un amore da sostenere, anche nella malattia e anche nella morte, e se no è la prova decisiva, ciao. Anche l'amico in cui confidavo, che con me divideva il pane, contro di me alza il suo piede. Lui, immaginate, lo steso, no? E quindi questo che alza il piede per colpirlo. Lui sta in piedi, l'amico, lui sta steso e questo alza il piede. Nella traduzione precedente era: alza contro di me il suo calcagno. Ma tu, Signore, abbi pietà e rialza.
Ecco, Gesù vive questa esperienza del tradimento. Uno dei miei intimi, uno con cui ho condiviso la vita, uno con cui ho fatto un'alleanza, e la forma dell'alleanza, infatti qui si ribadirà, no? Il pane e il vino dell'alleanza nuova ed eterna, perché Gesù la conferma, eh? Nonostante che voi mi tradiate, io vi confermo l'alleanza. Questo è il senso della croce, per cui vale anche la pena di un sacrificio eventualmente. Gesù si sacrifica per mostrare la volontà di Dio, che mai più da parte sua lui revocherà la sua alleanza, mai più, per nessun motivo e per nessun peccato, mai più. Il suo amore sarà per sempre più grande di qualsiasi peccato e di qualsiasi tradimento, mai più. E Gesù, appunto, la forma dell'alleanza nella scrittura è questa, la formula più semplice dell'alleanza è: io sono tuo e tu sei mio. Io sono il Dio, tu sei il mio popolo e io sono il tuo Dio. Io sono tuo e tu sei mio. Cioè il tuo destino mi riguarda e il mio destino ti riguarda. I nostri destini si legano. Per cui se tu, caro popolo, decidi di andare, perché sei un po' cretino, no? E fai di tutto per rovinarti la vita, decidi di andare in esilio, io sono costretto a venire in esilio con te. Se tu mi trascini nel fango dei tuoi peccati, delle tue perversioni, delle tue idolatrie, io sono costretto a seguirti. Se tu vai all'inferno, io devo venire all'inferno con te. Qui Gesù non rifiuta un solo boccone di tutta l'amarezza e di tutta l'incomprensione, di tutta la fatica, di tutto il male che c'è nel cuore di Gesù. Non un solo boccone, lo vive fino in fondo. Sembra di sentire risuonare, no, quelle parole di Teresa di Lisieux, quando ormai in una crisi di fede spaventosa supplica il Signore di toglierla, no, da questa cosa, da questa prova, e poi dice: però se tu vuoi che io stia al tavolo dei peccatori fin quando vorrai, io starò al tavolo dei peccatori. Perché lei era tentata, no, brutalmente da... Siamo in un periodo di laicismo forte in Francia, no? Ci sono delle forze molto violente che si oppongono al cristianesimo, alla Chiesa, in particolare alla Chiesa cattolica, eccetera. Lei sente, risente di questo contesto e dice che nei suoi momenti di crisi maggiore è come se sentisse la voce degli atei, lei li chiama così, no? Che le dicono: ma va, non è vero niente, è tutta un'illusione, ti sei spesa inutilmente per tutta la tua vita. E lei dice: io in questa roba qui non ci sto dentro più, però, Signore, se tu mi vuoi al tavolo dei peccatori, capite l'intuizione? Se tu vuoi che io faccia quello che hai fatto tu, che sei stato al tavolo dei peccatori fino all'ultimo, e hai onorato la tavola dei peccatori continuando a offrirti, a donarti, bene, allora così voglio fare io. Allora, comprendete che se questa è la prospettiva, e se è vero come appare dal testo, non viene detto, ma non viene neanche detto il contrario, che tra quelli che ricevono questo pane e questo vino, che rappresentano il dono ribadito fino alla fine e per sempre da parte di Dio dell'alleanza, se è vero che anche Giuda ha ricevuto questa prima Eucaristia, è spaventoso che 2000 anni dopo la Chiesa Cattolica decida che qualcuno non può partecipare all'Eucaristia. Ma questa è un'opinione mia personale, la lasciamo alla discussione dei teologi e al discernimento dei pastori. Comunque è un fatto, Gesù non ha escluso Giuda dalla cena. Qualcuno dice: beh, per la sua condanna. Capite? Ha mangiato il pane,
quindi peggio per lui, adesso l'inferno non glielo toglie nessuno, è lo schema che rientra, lo vedete? Gesù ha dato la vita per rompere questo schema, discese agli inferi. Questa è una delle affermazioni più tradizionali, discese agli inferi, cioè Dio è sceso fino agli inferi, ha abitato la morte, perché sia chiaro che nessuno può restare preda della morte. E noi con bella audacia abbiamo reintrodotto la cosa dicendo, vabbè, ma poi tanto quelli lì andranno all'inferno. Abbiamo solo spostato nell'escatologia, no? Tutte le nostre sozzure. Dice, beh, adesso le prendiamo, facciamo i miti, facciamo quelli che vengono messi in croce, certo, ma ci sarà un giorno in cui ci prenderemo la rivincita, no? E invece in quel giorno lì Gesù farà un sorrisone così quando vedrà, se già non li ha visti, quando vedrà arrivare, magari per condividere, io toglierei magari, ma insomma, per condividere il paradiso con lui, proprio quelli che l'hanno crocifisso. Che insomma, qualche lacrimuccia la spremeranno fuori, no? O qualche scusa la chiederanno, dice guarda, proprio ci siamo sbagliati. Ma almeno questo è da desiderare, no? Poi dopo non succederà, non lo sappiamo, per fortuna non tocca a noi giudicare, se no saremmo fritti. Ma capite, almeno desiderare questo, dire che capiscono l'orrore che hanno compiuto e quindi che non siano perduti. Nel Vangelo di Matteo, quando Matteo deve dire in sintesi qual è la volontà del Padre, fa dire questa parola a Gesù, che nessuno si perda. Nessuno, dobbiamo desiderarlo anche di Giuda questo, che nessuno si perda. Dopo uno può dire guarda, in paradiso però io se posso scegliere un po' lontano da Berlusconi, ecco proprio essere vicino di casa un po' mi seccherebbe, sullo stesso pianerottolo no, e quello uno ha diritto, no? Ha diritto. Però non si può dire a lui il paradiso no, perché se no non è onesto il dispiacere quando gli si vede fare o dire certe cose. Se è onesto il dispiacere dice ma no fratello, ma deve essere così, ma no fratello, non ah bene bene vai avanti così che andrà all'inferno. Va bene, e finisco questa prima meditazione con questa osservazione. A un certo momento, qui, il testo dice che finita la cena, vanno, cantano l'inno e poi vanno verso il Monte degli Ulivi. E Gesù dice questa cosa, tutti rimarrete scandalizzati, perché sta scritto, percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea. E Pietro, naturalmente, tutta l'onestà di un momento prima, sono forse io, Signore, che ti tradisce, adesso è sparita, no? Sono ridiventati i presuntuosi che sono, no? E Pietro dice, prima di tutti e soprattutto, dice, anche se tutti si scandalizzeranno, io no. Taci, almeno taci, no? Hai perso un'occasione di tacere. Gesù gli dice, in verità ti dico, proprio tu, oggi, questa notte, prima che due volte il gallo canti, che è sempre qui in campo, tre volte mi rinnegherai. Ma egli con grande insistenza diceva, anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò. E lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Vedete al versetto 50, dopo l'arresto di Gesù, allora tutti lo abbandonarono e fuggirono. Lo seguiva però un ragazzo che aveva addosso soltanto un lenzuolo e lo afferrarono. Ma egli, lasciato cadere il lenzuolo, fuggì via nudo. È un modo attraverso il quale Marco ci vuol dire una cosa. Guarda, la passione di Gesù non la può seguire nessuno. Non ce la fa nessuno. Neanche questo ragazzo. Dice, ma le donne sì, le donne cadranno la mattina di Pasqua. Quando l'annuncio dentro la tomba dirà loro che Gesù è risorto e di andare a dire ai discepoli eccetera, e questi per paura, terrorizzati, uscirono fuori, fuggirono e non dissero niente a nessuno.
Il Vangelo finiva così. Cedevano alla fine anche le donne. Come dire, ma allora se il Vangelo resta in piedi, grazie a chi resta in piedi? Questa è la prova che Gesù è risorto e che c'è il suo spirito, se no ciao. Se no ciao. Però ecco qui la sottolineatura è proprio spietata. Gesù dice tutti rimarrete scandalizzati. Pensiamo, cioè noi qui stiamo parlando della fede di Gesù, però è inevitabile che parliamo anche della nostra. Pensiamoci, non possiamo affrontare la settimana santa pensando che a noi non succederà di restare scandalizzati. E d'altra parte, se la croce ci fa sempre un po' problema, un po' scandalo, ma è normale. Ma sarebbe drammatico il contrario, vorrebbe dire che noi abbiamo già sistemato, diciamo così, la provocazione che la croce rappresenta dentro uno schema logico. È impossibile. È impossibile. Dunque ci prepariamo a venire scandalizzati da Gesù, scandalizzati dal modo in cui Dio decide di compiere la sua rivelazione nella storia degli uomini. Scandalizzati che sia avvenuta così, scandalizzati che abbia avuto questo costo, scandalizzati che in questo frangente sia emerso il peggio di noi, di tutti noi, dell'umano. Però penso e spero anche affascinati di questa ostinazione da parte dell'innamorato, del grande innamorato che non ci lascia a nessun costo, costi quello che costi. Ecco, qui Gesù sta dicendo resterò solo, lo sta ridicendo, ma lo abbiamo già visto un po' solo fin da Betania. A Betania riusciva a stargli vicino una donna con questo suo gesto consolante, durante la cena e durante l'inizio di questo Getsemani nessuno più. Ecco, ci sono dei momenti in cui la fede ci chiede una grande solitudine, e questo lo dobbiamo sapere. Però, come dicevo prima, non saremo soli quanto è stato solo Gesù, perché noi abbiamo Lui adesso che ci è passato. E sappiamo che ci è passato Lui e che quindi adesso c'è qualcuno nella Beatissima Trinità che sa che cosa vuol dire questo passaggio. E uno dice, beh, Dio lo sapeva anche prima. Beh, insomma, la lettera agli Ebrei dice che imparò da ciò che patì. E parla di Gesù come di Dio. Imparò da ciò che patì. È un conto è vedere tuo figlio che soffre, è un conto è esserci dentro. Forse Dio ha imparato, tra virgolette, se così si può dire, sapete, questa è una formula ebraica molto bella che dovremmo imparare a usare, no? I rabbini fanno le loro riflessioni, naturalmente come tutti un po' azzardano ogni tanto, oppure si accorgono che certe affermazioni sono un po' al limite, no? E allora mettono questo inciso, bellissimo, se così si può dire. E se non si può, ditemi che non si può, discutiamo, se così si può dire. Forse Dio ha imparato la misericordia quando è entrato pienamente nella nostra miseria. Non poteva essere diversamente. Ecco, però, vedete, c'è l'abbandono e c'è di nuovo una promessa. Dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea. Vi scandalizzerete, cioè vi allontanerete, ma ci rincontreremo in Galilea, cioè il luogo dove tutto ha avuto inizio. Vi do una seconda grande possibilità, la possibilità di ricominciare. Non abbiate paura, cadrete ma potrete ricominciare sempre. Bene, adesso dunque facciamo ancora, come sono gli orari?